Noi sappiamo da Donato che le ceneri, le ossa di Virgilio furono portate a Napoli. Non vi sono i dualismi, i settarismi tipici del mondo religioso. Le varie correnti iniziatiche si contaminano a vicenda. Napoli era sicuramente un culto importante e gli egiziani hanno portato il culto di Iside e di Osiride, un culto segreto. Dove si trova la parte egizia di Napoli? Si trova proprio nel cuore della città. Parla proprio di magia astrologica, cioè della possibilità in qualche modo di poter trasformare la realtà canalizzando i flussi degli astri. E questo come avviene? Avviene attraverso le immagini. Per noi il Maschio Angioino o Castelnuovo è una vera e propria dimora filosofale. Tutto nasce intorno ai culti, ai riti. Io conobbi il Centro Italiano di Parapsicologia di Napoli negli anni 70 e ebbi l'invito a partecipare a una seduta di Corrado Piancastelli. Napoli è un enorme crogiolo, Napoli è un enorme Atanor. Quando diciamo una città magica, ma sappiamo veramente di che cosa stiamo parlando? Nel 1748, per esempio, qui a Napoli arriva Charles Lafontaine, era uno dei più grandi magnetizzatori e quindi uno dei più grandi seguaci di Mesmer. La piramide, in un certo senso, è la forma terrena finita di rinascita del nostro corpo e di ripresa della condizione della vita. La sigla presente nel sedile di Forcella, la Y, quella Y è in realtà la lettera pitagorica. È qui che ho trovato il codice massonico di Ischia. C'è sempre questo collegamento tra mondi visibili e invisibili all'interno di questa città. È un simbolo alchemico di trasformazione che invita a quella che Jung definiva la ricomposizione degli opposti. Gli piacque talmente tanto che poi Yoko Ono decise di fargli fare una riproduzione in mosaico. Sotto l'aspetto di un poema cavalleresco, in realtà quest'opera è un poema alchemico. Raimondo di Sangro, principe di San Severo, ha gettato i semi della massoneria e dell'illuminismo a Napoli e sappiamo bene che almeno all'inizio le due cose sono perfettamente coincidenti. Una tradizione lega il mondo del vulcano, la parte del fuoco, con il sangue, anch'esso fuoco, nella tradizione egizia. Presente nella città di Napoli, ancora oggi, il lunedì in Apis. Non c'è nessun campo dove Napoli non abbia brillato nell'antichità, nel passato. Apane, Satanas, maledetta canaglia pagana! Squazzavo nei piaceri, mi ero completamente abbrutito. Quando arrivai a Napoli, scesi a terra. E lì c'era il rosso. E capii di essere finito nelle mani del maligno. Solo a Napoli tornai in qualche misura a sentirmi a mio agio. Paracelso, lo studio della matrice, la matrice è l'utero, è anche la scienza dell'origine, della genesi del mondo. La cosa spettacolare è che l'utero, anche se non sembra, ma l'utero e i vasi fanno parte di un unico disegno che è sopravvissuto dal 1750 ad oggi. È chiaramente un voler rimarcare un passaggio da una prima dimensione ad una seconda dimensione. Il genius loci di un luogo è l'insieme delle energie telluriche di questo luogo e anche delle energie che le persone che hanno frequentato questo luogo vi hanno portato.